Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. Maggio 1934, il Giornale d'Italia. Inaugurazione della parte aperta del Palazzo degli Studi, portico, galleria, negozi. Il prefetto, nell'inaugurare la parte dell'edificio, si è soffermato a visitare tutti i negozi per la sistemazione dei quali la genialità dell'ingegnere Antinori, coadiuvato dall'ingegnere Domizioli, ha dato i migliori consigli. I negozi sono una gara di eleganza e di modernità. La folla ha invaso subito i portici e i negozi stessi, vivamente ammirandone l'arredamento e le mostre esterne. Sono da segnalare, ha detto il prefetto, nella realizzazione dell'opera l'ingegnere Domizioli e il geometra Romagnoli, che hanno coadiuvato la direzione dei lavori con vera competenza e diligenza, ed è anche da segnalare il capo d'arte Mariano Capotosti, che per conto dell'impresa ha condotto le opere decorative, ed inoltre i professori Felici, De Angelis, Bonprezzi, che hanno eseguito le statue collocate sulla fronte del palazzo. Notevoli le opere in ferro di Domizi da Tolentino, Vanni da Macerata e le opere in legno delle ditte locali. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità a Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.